Allora, premia. Gioca Alien Isolation. Inizia partita. No. Aspetta, attiva, disattiva. Chiamano questo. Rilevazione del rumore. Giocare con la rilevazione del rumore attivata consente al sensore Kinect di rilevare il livello dei rumori nell'area in cui giochi. Se fai molto rumore, i nemici potrebbero sentirti. Ma sì, va, proviamoci. Chiamo difficoltà media. Bella schiarita. Corri quando puoi, accovacciati frequentemente, crea diversivi e poi non ho letto. Me l'hanno tolto. Rapporto finale del veicolo spaziale commerciale Nostromo, da parte del terzo ufficiale. Gli altri componenti dell'equipaggio: Kane, Lambert, Parker, Brett, Ash e il comandante Dallas sono morti. Carico e nave sono distrutti. Dovrei giungere alla frontiera tra 6 settimane. Se sono fortunata, la sorveglianza mi porterà in salvo. Parla Ripley. Unica superstite del Nostromo. Passo e chiudo. Però, questa era la parte finale del film Alien. Ovviamente non è la voce originale di Sigourney Weaver. In italiano, in inglese sì. In inglese è lei. Sono Samuels. Lavoro per la compagnia. Ho messo i sottotitoli. Si tratta di tua madre. Crediamo di averla trovata, Amanda. Un vascello commerciale, la Anesidora, ha recuperato una scatola nera che proviene probabilmente dal Nostromo. Dove? Zeta Reticuli. Cosa dice? Non si sa. L'hanno portata alla stazione Sevastopol. Si tratta di materiale riservato e la compagnia vuole farla ritirare il prima possibile. Sevastopol fa da deposito forniture nella regione. È un porto franco gestito da... Lo so cos'è. È tutto organizzato. C'è una nave corriera chiamata Torrens che andrà alla stazione fra 2 giorni. Ci recheremo lì, alla... Sì? Io e un altro dirigente. E tu? Se vorrai. Senti, Ripley, quando mi hanno affidato questo caso, ho fatto le mie ricerche. So perché stai lavorando nella regione in cui è scomparsa tua madre. La cerchi ancora, vero? Certo che la cerca. Mi è stato dato il via libera per offrirti un posto sulla Torrens, se vuoi venire.
Forse è ciò di cui hai bisogno. Allora. Esplora la Torrens. Trova le istruzioni, assemblare oggetti o gli elementi raccolti. Ma certo, ma certo. Ok. Vestiti. Usa materiali. Usa i punti di registrazione per salvare manualmente i progressi. Voto. Questa è aperta. Ci abbiamo un po' da pezzetti da prendere. A gameplay. Ti vuoti, mamma. Salviamo. Obiettivo sbloccato. Dove devo andare? Ho fatto una ricostruzione pazzesca. Samuels, ti sei svegliato prima? Mette i sottotitoli. Sottotitoli. Video. No. Audio. Sottotitoli. Beh, non necessito di riposare quanto voi altri. Stavo ispezionando la struttura della Torrens. È una nave ben mantenuta. Credo sia un modello molto simile a... Nostromo. Sì, classe M. Un modello più avanzato, ma con specifiche simili. Ho svolto compiti da ingegnere su navi come questa. Certo. Taylor è sveglia? Non è abituata ai lunghi viaggi. L'ipersonno potrebbe averla turbata. Non l'ho vista. Vado a vedere. Obiettivo completato, parla con Samuels. Quanti rumori. C'è il gatto che sta fermato. Gatto matto. Eccola. Taylor, buongiorno. Ripley, sappi che non ci vedo proprio niente di buono in questa giornata. Sapessi io. Mi sento già morta. Non so proprio come fate ad andare in ipersonno così regolarmente. Ci si abitua.
Non faccio lunghi viaggi così spesso. Molti dirigenti legali non arrivano più in là del distributore di caffè. Sono sorpresa che la Weyland Yutani abbia scelto di mandarti qui. La perdita del nostro uomo e del suo carico è costata molto alla compagnia. È importante che scopriamo cosa è successo. Se chiudo il caso con un rapporto conclusivo sull'incidente, i miei superiori ne saranno felici. Mi dispiace, sono stata indiscreta. Ho realizzato ora che tua madre è sparita da 15 anni e tu... Non fa niente, otterremo entrambe ciò che vogliamo, no? Hai visto Samuel? Sarà sveglio da ora, immagino. Ok, allora. Ci stiamo avvicinando a Sevastopol. Pare che ci siamo. Vai sul ponte di comando. Dai, cammina su. Forza. Forza, forza. Beh, perché devo aspettare. Samuels. Costato per essere di classe M, capitano. Era un relitto quando l'ho comprata. Ci sono voluti anni e molto lavoro per sistemarla, ma ora ci sta ripagando bene. Ho sentito che ci stiamo avvicinando alla stazione Sevastopol. Stiamo attraccando. So che il tuo contatto è l'ufficiale Waits, giusto? Contatterò Sevastopol e organizzerò l'attracco con lui. Bene, diamoci da fare. Non preoccuparti, Taylor. Hai routine. Andiamo e torniamo. Connor, come andiamo? ISMG caricato e calibrato. Vettore di avvicinamento individuato. Prepara le comunicazioni, mi presento. Canale aperto, capitano. Avete i vostri documenti con le istruzioni? Osservate l'avvicinamento sui monitor. Risveglio. Riusciamo a vederla? Passala sui monitor. La stazione Sevastopol. Ci sono dei danni? Sì, sembra di sì. Prendi il 74, stringi. Il bacino di carenaggio sembra distrutto. Non posso portarci la Torrens. Qui è il vascello commerciale Torrens, da Sinclair, matricola MSV7760. Dobbiamo parlare con il controllo traffico aereo. Sono da Amber Lane, capitano della Torrens. Abbiamo tre passeggeri sotto contratto della Weyland Yutani a bordo. Ci risulta che siete in possesso della scatola nera del nostro uomo. Chiediamo il permesso immediato di trasferire i passeggeri sulla stazione. Passo. Pronto, Marshall? Marshall, qui è la Torrens, puoi ripetere? Le comunicazioni della stazione sono disturbate, quindi ho inserito una radio nella tuta di Samuels. La Torrens può rimanere in posizione per 24 ore. Ti daremo notizie prima di allora. In bocca al lupo. State pronti. Il mio contratto non prevede passeggiate nello spazio. È l'unica opzione. E sarai al sicuro se... Che cazzo. Sempre quello che rompe i coglioni sul lavoro. Depressurizzazione. Oh merda. Resta dietro di me, Taylor. Anche tu, Samuels. Certo. Che cazzo è successo qui? Che sarà successo mai? Stai andando bene, Taylor. Ecco. Sta andando una meraviglia, Taylor. Olè. Ciro, crocca che dato.
Mo sono cazzi, Amanda. Cerca aiuto. Tanto cambiamoci. Che per ora la ruta spaziale non serve. Ok. Qui c'è roba. No, qua. Ok. Allora. Cerca aiuto nel terminal spaziale. Vediamo intanto se c'è. Se abbiamo qualcosa da prendere. Risorse, risorse. Mazza. Mamma mia, che bel posto! Senti come scricchiola. Senti come scricchiola. Raccogli il collo. Se va sto link. Tutto danneggiato. Qua non c'è altro da prendere. Aone. Oddio. Mi servirà. Tieni il nodo B. Ok. Usa l'essere selezionare gli oggetti. Vabbè. Thank you.
Non è proprio il massimo, eh. No. Tutti questi rumori. Adesso io come faccio? Guarda qua. Di che bordello. Sente roba che cammina sopra. Roba che cammina a destra. Casino proprio. Casino, casino. Io questa la spegnerei. Tanto che non sapevo né leggere né scrivere. Oh, qua non c'è altro. Oh. C'è nessuno. Ma chi vuoi che ci sia, Amanda? Su, fammi il favore. Allora, usa. Di rumori pazzeschi, ora. C'è gente che corre. Taccio. Vabbè. Beh, sì. Salviamo. Ma davvero sì. Le stazioni, guarda nell'inventario. Olè. Beh. Obiettivo sbloccato. Arte della sopravvivenza. Quanti ne posso costruire? Voglia. Ne faccio pure pieno. Fantastico. Posso fare ancora un altro. Così sto bello carico. Qui ce n'ho tre. E passa la paura. Successo qui. Contatto alla Torrance. Oh,
Senti che bordello. Mamma mia. Cioè, ci sono dei suoni pazzeschi. È l'IA centrale che monitora e guida tutti gli androidi Z nella Sixon a Sevastopol. Apollo inoltre supervisiona tutte le comunicazioni all'interno della stazione, così ovunque ti trovi sai di essere in buone mani. Insieme per il domani. Salviamo, eh? Botolina. Con le cuffie si sentono dei rumori pazzeschi. Mamma mia, come sei agitato. Dall'altra parte adesso c'è un cazzo da prendere. Contatta la Torrens. Cioè non si sa. Questo dannato posto cade a pezzi. Casca a pezzi, sì. Sua che infarto, cazzo.
Cioè, si è sentito il gatto che miagolava. Il vecchio Jones. Cazzo. Mamma mia. Posto di merda. Turner, ho dovuto di nuovo occuparmi di quello stronzo ubriacone. Stavolta ha quasi distrutto il portello con un piede di porco. Avrà immaginato di essere al sicuro qui e di chiudersi dentro. Fanculo. Abbiamo già troppi pensieri per potersi occupare di un arcolino. E comunque, l'ho rinchiuso nella sala delle prove. Quel coglione smaltirà la sbronza lì. Eccolo qua il coglione. Credo che serva più a me che a te. Questa cosa funziona. Fottiti. Volevo solo aiuto. Hanno messo le spranghe sulle porte. Sai, come per tenere qualcosa lontano. Stavo solo provando ad aprire. Spranghe. Alle porte, capito? Tutto chiuso. Quindi sai. Questo non lo posso via. Giusto? Devono saperlo. Che problema c'è se ti faccio no. Due grinde? Voglio solo calmarmi. Dovrebbero proteggerci. È il loro lavoro. Nessuno sa niente. Nessuno sa niente, cazzo. C'è qualcosa sulla stazione con noi e nessuno sa cos'è. Fatto una bella fine. I non ce lo dicono. No, mi hanno solo chiuso qua dentro. Voglio fare un reclamo. Ha già detto, vero? Una cazzo di paura. Cazzo sta. Aspetta. Freddissimo.
è venuto nessuno. Mi sta concedendo qui. Guarda. Questa cosa almeno funziona. Frutto interrogato Heist. Ho detto bene, vero? Heist. Ascolta, se non riesci a dirmi nemmeno come ti chiami, resteremo qui un bel po'. Voglio solo sapere del tuo capo. Ti ha messo tutti nei guai. Qualcuno dovrà risponderne. E farò davvero in modo che qualcuno ne risponda. No? Fai il duro. Turner, che ho? Spegni il registratore. Magari che tutta sta... solo timido. Sta musica? C'è nessuno. Ciaone. C'era niente.